Quello che voglio dire è... ecco, l'unica cosa che ho da dire al sindaco Fontana e all'assessore Clerici, li invito qui sotto a bersi un caffè. Io il caffè ce l'ho, la tazzina le portate voi, il caffè lo metto io. Tra i sensibilizzati, ti definirei così, non poteva mancare Max Laudadio, che fra l'altro lui, quando c'è da combattere a favore del territorio, è sempre in prima linea. Che dire di questa situazione? No, a me sembra una follia che un ragazzo debba essere lassù per che un tipo, un assessore, decide di tagliare 12 alberi sani, 16 alberi sani per dei motivi che non hanno logica, no? Cioè, Clerici, Clerici, stavolta ci sono robe importanti da fare, cioè ci sono robe importanti da fare. Queste, la bellezza di questa città sono i giardini, le piante, ma vai a fare altro. Forse il lago di Varese ha qualche problema in più? Cioè, non c'è logica che un ragazzo per protestare si debba legare per giorni e giorni su un albero. È una follia, si sta toccando il fondo della politica. E io mi rivolgo al sindaco Fontana, che sottolinea e continua a sottolineare che la città è una città che si deve basare su questo, sul verde, sui giardini. Basta, questa è una polemica che va tagliata in un minuto. In un minuto non si può far stare un ragazzo giorni e giorni lassù. Ma non è giusto che lui sia salito, perché non è neanche normale che un ragazzo salga su un albero per protestare, ma non è nemmeno giusto che un assessore possa avere un'idea folle come questa. Clerici, non si può andare avanti così, perché se non te l'ha detto nessuno, te lo dico io. È una cazzata. È una cazzata.